Bom dia, estamos começando o dia juntos. Vamos junto, pessoal, vamos para mais um dia lindo. Ontem foi um dia grandioso aqui no Pacaembu. Quem esteve aqui, não sei se vocês estavam, mas foi um dia de arrepiar do começo ao fim. E eu acho que esse dia de hoje promete também. Eu queria convidar todo mundo aí que está pela praça, que está passando, para se juntar a nós aqui no palco da praça. Nós vamos iniciar os trabalhos agora, nosso primeiro rolê do dia, que vai ser uma nossa primeira mesa internacional também do dia. Eu queria chamar, então, ao palco as nossas convidadas, Ginevra Lamberti. Seja bem-vinda, Ginevra. Palmas para Ginevra, por favor. E a grande repórter, Camila Appel. Seja bem-vinda, Camila. Então vamos dar tchau para a Ginevra, por favor. Essa mesa, gente, trata de um tema que é central nos livros, né? E é um dos assuntos que os livros nos amparam, é a morte. É um assunto no qual a Camila se especializou como jornalista. Ela mantém um blog, uma coluna, né, na Folha, chamado Morte Sem Tabu, que radiografa tudo que é assunto de morte, das coisas mais anedóticas às coisas mais profundas, e é um trabalho fundamental que ela realiza. E, além disso, ela trabalha no programa Conversa com Bial, onde ela realiza grandes reportagens importantíssimas, por exemplo, a denúncia feita contra o João de Deus. Então, eu peço palmas, por favor, para a Camila. E eu já vou me retirar. Eu queria lembrar apenas que o áudio que vai ser colocado nas caixas, aqui nos alto-falantes, é o áudio em português. Então, se alguém quiser ouvir o áudio original em italiano, precisa pegar o headset lá no fundo, tá? Então, eu peço que quem quiser pegar agora, para ouvir em italiano. Para ouvir em português, é só ficar aí, não precisa fazer nada. Essa mesa tem um título que vem de um poema do João Cabral de Melo Neto, que eu peço licença para ler aqui, que o título da mesa é Vamos Voltar a Falar da Morte. E esse poema do João Cabral, que está no livro de 85, chamado Agrestes, diz assim: um dia, Clarice Lispector intercambiava com amigos 10.000 anedotas de morte e do que tem de sério e circo. Nisso, chegam outros amigos, vindos do último futebol, comentando o jogo, recontando-o, refazendo de gol a gol. Quando o futebol esmorece, abre a boca um silêncio enorme e ouve-se a voz de Clarice. Vamos voltar a falar na morte? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre o luto e sobre esse grande livro que a Ginevra publicou aqui, Por que Começo do Fim? Então hoje a gente está começando do fim também, começando o dia falando da morte. Vamos lembrar que o Brasil viveu talvez o maior impacto demográfico de morte com a Covid, né? Muita gente perdeu gente querida aqui, escritores morreram, gente importante, gente de todos os tipos. E aí, então é por isso que a gente está pautando esse assunto. Muito bem-vinda, Ginevra. Obrigado. Olá a todos. Olá. Pode falar que está ligado. Tá ligado? Tá. Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Camila. Não, tá ligado? Posso tentar fazer na. Quer que eu fale? Não, ele vai abrir. Vai ligar? Vocês me escutam? Eu posso? Não. Ah, tá bom. Obrigada. Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Camila. É um prazer, uma honra estar aqui do lado da Ginevra. Eu adorei o livro dela. Eu li uma vez, já vou começar a ler de novo. Eu tenho esse blog que eu fundei na Folha de São Paulo, chamado Morte Sem Tabu, em 2014. Já vamos fazer 10 anos. Hoje somos em 3 autoras no blog. E quando eu tive essa ideia de ter um blog que trouxesse esse tema, quase 10 anos atrás, a primeira reação das pessoas, inclusive próximas a mim, foram me questionar se eu não estava sendo mórbida.
em falar sobre esse assunto, né, querer publicar e expor isso. E hoje, vendo a gente trazer esse tema aqui na luz do sol, com crianças passeando, escutando, refletindo também, adultos, todas as idades, me mostra que de morbidez esse assunto não tem nada. É algo que, ao contrário, ele nos conecta. E falar sobre isso, todos nós aqui, com certeza a gente vai sentir uma conexão e vai compartilhar algo muito profundo, porque a morte ela é inerente à vida, e falar sobre ela pode trazer algum acolhimento sobre isso. E também essa é uma reflexão que eu acho muito importante, porque a morte ele é um momento, é uma experiência única e individual, e afeta a todos nós, como pessoas que vamos acompanhar, gente, pessoas que a gente ama, né, nesse momento, e falar sobre isso é o mínimo para dar alguma estrutura para a gente, porque com certeza é um momento de grande vulnerabilidade. E eu começo com uma frase que eu gostei muito do livro da Ginevra, que fala: morrer gera tanta ansiedade em nós, porque é a única esperança que não temos. Aí, quando você tem, você não pode falar dela. E eu gostei muito disso, porque eu sempre me questiono, né, por que a gente não consegue falar sobre morte? Por que que tem tanta censura? Uma palavra que a Ginevra usa bastante no livro também, né? Esse tabu, essa censura do tema, se é algo que todos nós vamos passar. E justamente essa experiência que a gente não tem. Mas a gente está aqui para compartilhar toda a pesquisa e a experiência que a Ginevra trouxe no livro, que tem uma voz muito, muito brilhante. Eu recomendo muito essa leitura. E começo abrindo para a Ginevra se apresentar para vocês e a gente vai conversando, todos nós. Grazie infinite, Camila. E grazie a tutti per essere qui. Questa mi introdurrò dicendo che è la prima volta che vengo in Brasile e conseguentemente la prima volta che sono a San Paolo. Sono davvero felicissima di questa occasione e sto trovando un'accoglienza. Prima si parlava di accoglienza, quella che si genera quando iniziamo a trovare un po' il coraggio, la forza di parlare insieme di morte. Ecco, l'accoglienza è un tema fondamentale da quello che io sto trovando in questi luoghi, in questi giorni. Detto questo, come presentarmi? È sempre difficile presentare se stessi. Io ho iniziato a fare questa ricerca che aveva a che fare con, di fatto, con la tanatologia. La tanatologia è uno studio che ha a che fare con l'accademia. E io non sono un'accademica, sono una scrittrice spesso e volentieri prestata al mondo del giornalismo, ma di fatto faccio narrativa pura. Solo che a un certo punto è successo che ho dovuto affrontare da un punto di vista personale dei percorsi che avevano a che fare con il lutto, con la morte, ma anche con la mortalità, il morire, il processo del morire. E mi sono accorta che non era qualcosa di straordinario e di unico, ma era qualcosa che riguardava in potenza tutte le persone intorno a me. Prima o poi nella vita, direttamente o indirettamente, noi facciamo esperienza della morte e del morire. E ho dovuto scrivere questo libro, ma prima di scriverlo ho dovuto fare una ricerca, perché l'altro livello di consapevolezza è stato che parlare di morte non si può fare da soli. Questo significa che è come scrivere un romanzo in generale, a prescindere da quale sia il suo tema centrale, perché sono molto convinta che l'atto dello scrivere sia qualcosa che noi compiamo per forza di cose in solitudine, ma la scrittura in quanto il libro, ciò che accade quando noi abbiamo terminato di scrivere, mentre noi abbiamo pensato questo nuovo progetto, non ha a che vedere con la solitudine. I libri sono una questione di relazione e di relazioni, e ne è una prova questo posto, questa fiera e questa situazione in cui noi ci troviamo a parlare insieme di letteratura e anche di morte. Una cosa che mi chiamò molto attenzione nel suo libro è che io achei molto semelhante à realidade brasileira, tudo que você trouxe, a forma como o tabu se expressa, né? E eu me surpreendi com isso. Por que que você acha que há esse tipo de censura? Por que que é tão difícil a gente trazer esse tema à luz do dia e tratá-lo de uma forma natural como ele é, né? A que você atribui essas censuras e esses tabus, esses nossos pisar em ovos? I motivi sono sicuramente molteplici, non c'è una ragione unica, ho trovato diverse risposte in questo percorso di ricerca. Alcune sono personali e le ho trovate in un certo senso dentro me stessa, altre me le hanno offerte le persone con cui ho parlato.
E queste persone che sono, allora, perché comincio dalla fine, faccio una piccola introduzione su come funziona la struttura di questo libro, perché è nella macrofamiglia dei romanzi, ma di fatto è una formula ibrida, è un reportage narrativo. Quindi noi abbiamo una serie di 7 interviste, anzi di più, però 7 capitoli con all'interno delle interviste, declinate in senso narrativo, con il racconto di quello che è successo quando io ho deciso di andare a parlare con degli impresari funebri, quando io ho deciso di andare a parlare con una tanatoesteta, cioè una persona che si occupa di fatto accudire i corpi per presentarli, per truccarli, per pulirli, e con molte molte altre persone che si occupano di questo settore. Queste interviste si alternano al diario stesso di ciò che io stavo facendo mentre scrivevo il romanzo. Cosa stavo facendo? Stavo lavorando con il turismo di massa a Venezia. Questo significava avere a che fare con la dimensione della morte da un punto di vista teorico, perché parlavo con delle esperte e degli esperti del settore, dal punto di vista pratico, perché stavo facendo esperienza personale dell'elaborazione del lutto, e dall'altra parte avere a che fare tutti i giorni quotidianamente con quella che ho iniziato a chiamare la dimensione dell'ipervita. L'ipervita è il momento in cui le persone decidono di andare in vacanza. Di andare in vacanza e quindi di fare una esperienza che possa potenziare in modo molto forte tutto quello che magari mettiamo da parte durante l'anno perché stiamo lavorando e perché siamo presi dalle nostre preoccupazioni. Questo naturalmente ha aperto anche a tutta una serie di dilemmi etici che hanno a che fare con la gestione del turismo globale di massa. Io per l'appunto vivevo a Venezia e prima della pandemia c'era un flusso di 20 milioni di turisti all'anno a fronte di una popolazione estremamente esigua e ridotta che attualmente è scesa sotto i 40.000 abitanti. Sembra che questo non c'entri con la morte, c'entra in realtà con la morte, c'entra anche con la domanda di Camila, anche se sto facendo una digressione quasi insensata. C'entra con la domanda di Camila perché una delle risposte potenziali alla domanda per quale motivo è un tabù e per quale motivo non vogliamo parlarne è perché fa comodo. Perché fa molto comodo allontanare dall'orizzonte del nostro quotidiano, della nostra riflessione quotidiana, l'idea che prima o poi dovremo rinunciare di fatto al nostro io. E non sappiamo per cosa, perché è il più grande mistero, ma è anche la più ineluttabile delle situazioni, delle condizioni umane possibili, insieme alla nascita, perché sono davvero le uniche due cose che con matematica certezza ci accomunano. Tutti quanti. Noi nasciamo, ognuno compie un suo percorso, breve o lungo che sia, e a un certo punto dobbiamo salutare questi luoghi, dobbiamo salutare questa dimensione. È inevitabile che faccia paura, ma perché adesso fa più paura? Perché fa talmente tanta paura da non volerne parlare mai, da sentirsi spaventati e da voler scappare? Ecco, a un certo punto le persone con cui ho parlato, nella stragrande maggioranza dei casi, e con parole diverse naturalmente, mi hanno passato quest'idea, cioè che sia un problema non unicamente riguardante l'occidente economico del mondo, ma in buona parte è probabile che riguardi l'occidente economico del mondo. Specifico economico perché comunque è una condizione che ha molto più a che fare con il privilegio e con la possibilità anche di curarsi, per esempio, e quindi di vivere a lungo, che non con la latitudine. Ecco, noi abbiamo estromesso, non noi personalmente, ci siamo trovati all'interno di un processo storico senza rendercene conto, abbiamo estromesso la morte dalle nostre vite quotidiane e quindi a maggior ragione il momento della pandemia è stato estremamente traumatico, perché ora io parlerò dell'Italia perché è il mio territorio ed è quello che conosco. In Italia non eravamo psicologicamente pronti a gestire una situazione del genere, probabilmente nessuno lo era, però quando io parlo di acquisire un atteggiamento che possa essere quanto più possibile death positive, penso a quello che è successo in quei mesi che sono diventati anni proprio in Italia, a partire da Bergamo, da dove è totalmente esplosa la pandemia in Italia, e penso al fatto che nel discorso pubblico tutti parlavano di numeri,
e nessuno parlava di persone. E non so cosa sia accaduto qui, naturalmente, però questo è stato molto emblematico, perché se noi parliamo di numeri e non di persone, nonostante la morte sia tornata ad aleggiare letteralmente nelle strade come non accadeva da quasi un secolo, possiamo continuare a far finta che non ci riguardi. Possiamo continuare a far finta che quello che succede dentro gli ospedali non ci riguarderà mai. Gli ospedali e l'ospedalizzazione sono un altro dei temi cardini che ha a che fare con la domanda di Camila, cioè per quale motivo rifiutare il discorso sulla morte e perché è diventato un tabù? È diventato un tabù anche perché abbiamo totalmente delegato il processo del morire al personale medico sanitario. La scienza è una delle più grandi conquiste che noi abbiamo avuto, così come la sanità, e su questo non c'è alcun dubbio. Ma perché a un certo punto abbiamo deciso di dimenticare che quando un corpo si ammala riguarda anche la comunità che lo circonda? Perché abbiamo deciso di abbandonare le persone della nostra comunità che improvvisamente diventano deboli? Tutti noi possiamo diventare deboli prima o poi. E questo è il punto del discorso in cui improvvisamente non diventa più solo una questione di morte, ma una questione di vita, perché diventa un discorso politico. La morte può essere politica? Lo è in modo totale. Perché rifiutare il debole è rifiutare il debole sempre. La morte viene considerata, così come la malattia, una debolezza imperdonabile. Ma se noi estromettiamo i soggetti deboli, li estromettiamo a prescindere che siano persone ammalate o che siano soggettività considerate differenti dallo standard. Maravilhoso. Você tocou em vários pontos. Eu vou tentar, retomando o que você foi falando, foi me vendo muitas ideias na cabeça. Foi muito bom. Primeiro, você falou da pandemia, né, que a morte virou uma estatística, virou um número. E aqui no Brasil, a gente teve um projeto muito bonito que chamava Numeráveis, do Edson Pavani, que trouxe, que fez um pequeno obituário de cada uma das mortes e publicou no Instagram, num projeto dele que viralizou, ficou muito bonito, justamente para tentar trazer o obituário, trazer uma história, né? Não é um número, são pessoas, e nem só pessoas, são famílias, né? Porque a cada pessoa que morre, a gente tem, em média, 4, 7 pessoas que ficam extremamente enlutadas, né? Em dor profunda. E aí, você comentou também do processo da hospitalização. O Norbert Elias é um sociólogo alemão que escreve sobre isso num livro que chama Solidão dos Moribundos. E é muito... Quando eu li isso, parece que abriu assim minha mente, porque ele fala do processo de esterilização da morte, né? Você coloca as pessoas que estão em fase final de vida no hospital, que é um ambiente que precisa ser esterilizado, que não tem muita visita, é um ambiente que propicia muito a solidão. E hoje são poucas pessoas que morrem em casa. A maioria morre no hospital e ainda também um ambiente que você não pode receber crianças, familiares, animais de estimação. No seu livro até você comenta dos pets, né, como está crescendo essa área, esse setor do setor funerário. Na Itália, as pessoas ainda morrem, a maioria, no hospital ou tem uma cultura de tentar fazer velórios e funerais em casa? Como é que é lá? E como você acha que isso interfere no luto, né, nesse processo de morrer, a diferença entre estar num ospedale o estar in casa? Allora, c'è un passaggio, perché comincio dalla fine, in cui io racconto che a me piace molto, mi piaceva molto da bambina, mi piace tuttora, aprire i cassetti di casa di mia madre, all'epoca quando era viva, di mia nonna, e cercare foto, ricordi, cercare di capire se posso trovare ancora qualcosa che non conoscevo della storia della famiglia. Questo però ha comportato che a un certo punto e più volte negli anni, ogni tanto mentre io aprivo i cassetti e cercavo delle cose nuove, saltava fuori una foto
che mi faceva spaventare tantissimo. E però ogni volta succedeva la stessa cosa, non riuscivo mai a abituare. Io la vedevo in mezzo alle altre foto e mi spaventavo. Questa foto era una foto di mia madre da ragazza, credo avrà avuto sui 20-22 anni, con un'aria molto seria, molto contrita, con le mani giunte, dentro casa, perché era dentro la casa di famiglia, davanti alla bara aperta della mia bisnonna. E quindi con il è la foto letteralmente del cadavere della mia bisnonna. E io ovviamente da bambina e ragazzina, quando ho iniziato a vedere questa foto circolare per casa, l'ho trovata una cosa molto strana e anche abbastanza terrificante, perché nella mia testa di persona nata nel 1985 in un sistema che già si stava molto allontanando dall'idea di sapere che le persone prima sono vive, poi sono morte, e quando sono morte hanno una certa forma, cioè c'è un corpo, c'è una dimensione fisica che continua ad esistere, e mi spaventavo, o comunque mi sembrava una cosa molto strana. Poi parlandone in famiglia e poi facendo delle ricerche, mi sono resa conto che quella era la normalità di fino a pochissimi anni fa. Dico pochissimi perché noi siamo un po' malati di presentismo, ci sembra di essere sempre, che la verità sia sempre nell'oggi. Ma 50 anni fa, dal punto di vista del tempo e della storia, è letteralmente l'altro ieri, e fino a una cinquantina di anni fa, anche meno tutto sommato, morire in casa era normale e le veglie funebri dentro casa erano perfettamente normali. Un'altra cosa che era molto normale, specie nelle aree rurali e nelle aree provinciali, chiaramente in città è un po' diverso, ma si faceva anche in città, un'altra cosa molto normale era che della cura del corpo, della salma, se ne occupassero le persone di famiglia. 9 volte su 10 le donne. Naturalmente è sempre così. Attenzione, perché il cambiamento è stato epocale, cioè noi questa cosa, a parte tuttora in alcune aree rurali dove continua a esistere la veglia funebre, magari non la morte in casa, però per volontà del defunto e della famiglia il corpo viene spostato in casa per poter fare la veglia domestica. Piccola digressione, in tempi molto recenti una mia carissima amica e coinquilina ha assistito alla veglia funebre della nonna, che ha fatto esattamente questo processo. Il corpo è stato rispostato dentro casa di modo che potesse essere un ambiente più familiare, corrispondente alle volontà anche di questa persona molto molto anziana. Ecco, c'è stato un cambiamento epocale, questa cosa non si fa quasi più e anzi viene percepita come terrificante. Molto raramente è accettabile fare delle foto, come nel caso della foto che io trovavo nei cassetti, ma la foto al defunto in realtà è una tradizione piuttosto antica, perché noi sappiamo che in epoca vittoriana era molto comune fare foto ai morti e ai corpi, e la ragione non era feticismo, la ragione era pratica. La fotografia era nata da poco, la fotografia era qualcosa di fatto di elitario, comunque di costoso, e quindi quasi nessuno, la mortalità infantile era molto alta e quindi quasi nessuno possedeva una foto in vita. In quel modo si cercava di fermare il tempo e di avere un ricordo, quantomeno in quel momento che era l'ultimo momento. Finisco con le digressioni, lo prometto. Tutto è cambiato, si muore in ospedale, non si fa la veglia funebre in casa, ma una cosa non è cambiata. Chi si occupa dell'accudimento e del momento della malattia, dell'anzianità, della debolezza, della morte, della cura del corpo che si sta spegnendo e della cura del corpo che è morto all'interno degli ospedali e all'interno delle strutture per anziani, e non solo per anziani, anche per malati terminali, sono le donne, nella stragrande maggioranza dei casi. Non solo, apre a due, sto parlando naturalmente di Italia in questo momento, nella stragrande maggioranza dei casi ci apre l'analisi di questa situazione a un doppio discorso, ovvero la cura dei malati, degli anziani e dei corpi morti delegata alle donne e alle persone migranti.
Seus parentes são ótimos, faça-os sempre. Eu sinto aqui no Brasil também, se morre mais em hospital, eu acho que tem ainda essa cultura. E durante a pandemia, eu fui uma vez entrevistar uma psicóloga para entender como que o distanciamento do corpo, né? Porque na pandemia a pessoa entrava no pronto-socorro com Covid e você nem via mais ela morria e você não tinha mais acesso ao corpo. Eu fui procurar uma psicóloga especializada em luto para entender como é que isso interferia no processo do luto. E ela falou que a interferência ela é muito real, porque a concretude da morte é o corpo. Então, quando você vê aquele corpo sem vida, você começa o seu processo de luto e entende aquela concretude de uma forma física, né? E aquilo te ajuda a processar o luto. Então, esse isolamento do corpo, a falta de contato com o processo final da morte, que não é um dia, né? Normalmente é um processo, muitas vezes muito longo, esse processo e o corpo morto, ele é importante para nos contribuir para o luto. E até quando eu estava pesquisando a questão da gente falar sobre morte com crianças, que também é um desafio muito grande, né, para muitos pais, porque as crianças logo cedo já são muito curiosas, querem saber, elas entram em contato com a morte, animal de estimação morre, vovô, vovó, então elas já questionam muito cedo. E a orientação é justamente essa. Você pode usar metáforas, né, falar que virou estrelinha ou que saiu de férias, o que não é muito recomendável, porque senão a criança fica esperando voltar das férias, mas nunca perder a concretude da morte. Dizer que a morte é um aspecto biológico. Você pode ter a sua crença, a sua religião, mas não pular essa parte biológica que esses preparadores de corpos e esse momento que a gente tem com o corpo traz de uma forma muito forte, né? E eu gosto muito de um capítulo que você fala com uma tanatosteta. Eu nunca tinha ouvido falar dessa... A gente chama aqui de tanatopraxista, né? E eu queria te pedir, primeiro, para falar um pouco dela, que eu achei muito interessante tudo que ela traz. Mas, além disso, queria perguntar se esses profissionais que você entrou em contato do setor funerário, se eles sofrem com estigma por trabalhar com isso. Porque tem uma cultura inconsciente de que é contagiosa a morte, né? Então, quem está ali do lado da morte, lidando com ela, pode transmitir morte. Eu já vi muita gente falando até para mim, você vai morrer cedo, vai ter mau agouro porque você fala disso. Não faz sentido nenhum. Os médicos estão aí falando, vivendo isso, então bem vivos. Então, eu queria te perguntar se você se deparou com esse estigma, com o preconceito deles, se eles trouxeram isso, e da tanatosteta, que eu acho que os tanatopraxistas sofrem muito com esse estigma por lidarem ali direto, né, com o corpo. Questa è una domanda molto importante, quest'ultima, perché in effetti sarei in effetti curiosa di sapere cosa invece è accaduto qui in Brasile, perché in Italia è successa la seguente cosa, cioè che medici, ma in generale tutto il personale sanitario e sociosanitario, ha vissuto questa condizione schizofrenica di essere considerato tipo gli Avengers. I supereroi, gli X-Men, siete i nostri eroi, ci state salvando, dobbiamo farvi delle statue. Nel giro di poche settimane, all'improvviso, si è invece iniziato a scatenarsi o comunque a serpeggiare un sentimento diverso, il sentimento di diffidenza, il sentimento un po' anche di complottismo, ci state nascondendo delle cose, che cosa state facendo dentro gli ospedali, e quindi anche della rabbia, anche della diffidenza, anche insomma quasi delle punte di odio, oserei dire. Chiaramente non si sta parlando di una situazione generalizzata o maggioritaria nella popolazione, però questa ambivalenza di sentimenti è stata molto molto forte. Se noi invece ci spostiamo sul personale di fatto lavorava di più in assoluto in condizioni di stress e di pericolo enormi insieme a medici e
personale infermieristico, quelli erano gli impresari funebri, cioè le persone che lavoravano nelle imprese funebri. E lì avevamo tutto un altro discorso. Il discorso dell'eroismo non è mai stato presente. A nessuno è mai interessato valorizzare il lavoro di queste persone che sono state sottoposte a uno stress emotivo e psicologico disastroso. E io credo che forse non ci siamo mai spostati da Alessandro Manzoni, cioè dall'idea che esistano dei promessi sposi, dall'idea superstiziosa che possano esistere da un lato dei monatti, quindi delle persone quasi delle persone immuni al virus e che quindi vengono, a cui viene delegato il compito di accatastare i corpi sui carretti e portarli nelle fosse comuni, e perciò non è colpa loro, è che sono immuni, ma sono inevitabilmente visti come delle persone strane, oscure e da degli outcast da tenere fuori dalla società, e dall'altro la terribile figura dell'untore, cioè quella è proprio la superstizione massima, la persona che porta sfortuna e che semina il virus, semina la pandemia e l'epidemia. In un certo senso c'è stato questo un po' questa associazione di idee, secondo me non troppo esplicita, ha lavorato a livello inconscio, perché non avendo mai fatto un percorso di consapevolezza della mortalità, che cosa è rimasto? È rimasta la paura, e la paura si scatena a maggior ragione quando tu hai a che fare con le persone che sono l'anello della catena più vicino a quella cosa da cui tu vuoi fuggire, cioè la morte. Chi sono le persone che sono l'anello della catena più vicino? I medici. Quindi possiamo, quando abbiamo l'impressione che ci salveranno tutti, metterli su un piedistallo come fossero degli eroi, quando invece vediamo che le cose continuano ad andare male perché è inevitabile, dare la colpa a loro. Quindi questa per quanto riguarda la questione di chi si è occupato proprio dei malati e dei morti. Ho voluto fare questo discorso unendo le due figure professionali, le due aree professionali, perché non sono mai state associate e invece dovevano per forza di cose essere associate. L'altra questione è quella della tanatoestetica. Ok, perché comincio dalla fine. Io ho intervisto in un capitolo Simona Pedicini. Simona Pedicini è una tanatoesteta, ovvero una persona che si occupa di igienizzare, pulire, truccare e incassare, si dice, quindi mettere, che è una parte importante del lavoro, mettere nella bara in modo composto la salma, di modo che questa possa essere presentata ai familiari, alle persone care durante la veglia funebre. Simona Pedicini, che tra l'altro di recente è uscita con un romanzo di esordio che si intitola in Italia, che si intitola Morte per grazia ricevuta, non è solo una tanatoesteta, è anche una tanatologa. Quindi lavora con la morte in senso molto pratico, ma anche in senso accademico, perché è qualcosa che lei ha studiato, su cui si è addottorata. Molto bene, perché è interessante la sua storia? Perché in Italia, nella maggior parte dei casi, nessuno sceglie di fare la tanatoesteta o il tanatoesteta, cioè nessuno si sveglia la mattina e dice il mio sogno, cosa vuoi fare da grande? Voglio truccare i morti. Non funziona esattamente così. Il percorso è che tu nasci, ti svegli la mattina, ti guardi intorno e dici: maledizione, la mia famiglia è una famiglia di operatori funebri e questa è un'attività familiare, e quindi mi toccherà fare il tanatoesteta anche se non voglio farlo. Quello è un lavoro molto prezioso, ma diciamo che non per tutti è una vocazione. E invece per Simona Pedicini è stata, non parliamo di vocazione, ma è stato qualcosa di fortemente sentito, di fortemente voluto e ricercato, e quindi ha fatto la sua formazione, perché devi fare un percorso professionale professionalizzante in una funeral house, è stato fatto in modo indipendente. Poi da lì ho iniziato a conoscere altre persone che hanno deciso autonomamente e a prescindere dalla storia familiare di fare questo lavoro, e noto che sono più o meno tutte mie coetanee. È qualcosa che sta aumentando, questo tipo di interesse e di sensibilità. E Simona, in realtà, io dico solo un'ultima cosa su questa intervista. Mi ha illuminato, io in realtà già conoscevo questo aspetto, questo mestiere, questo lavoro, a livello teorico. Quando te ne parlano a livello pratico è diverso.
mi ha detto delle cose che mi hanno molto colpita. Le interviste sono tutte interviste a cui io sono affezionata. Questa ha un valore particolare perché perché quello è un momento che connette la persona che sta lavorando in modo estremamente intimo con la famiglia. E questo può dare origine a una vicinanza molto profonda, a un rapporto professionale relativamente distaccato, oppure a un conflitto. E il momento più denso, più intenso dell'intervista, ce ne sono due in realtà, ma io mi concentro, uno riguarda la mortalità infantile, ma io mi concentrerò sull'altro momento molto intenso dell'intervista di Simona. È stato quando mi ha fatto veramente capire, senza dirlo in modo esplicito, ciò che accennavo prima, cioè che la morte è una dimensione profondamente politica, perché quando noi parliamo di morte e del morire, in realtà stiamo parlando, nella nostra società, stiamo parlando di libero arbitrio, stiamo parlando di autodeterminazione. E Simona Pedicini a un certo punto si è trovata a curare la salma di una persona transessuale, di una donna transessuale, ma si è trovata in conflitto con la famiglia biologica. Quando io parlo di famiglia, in realtà spesso e volentieri mi riferisco anche al concetto di iperfamiglia, cioè quella non biologica, quella scelta, quella trovata. In questo caso si trattava di famiglia biologica e c'è stato un caso quindi di misgendering in cui i parenti non hanno voluto in alcun modo rispettare le volontà della persona morta, che voleva essere incassata da donna, perché era una donna. E Simona ovviamente non ha potuto entrare in un conflitto eccessivo, perché in ogni caso stai lavorando, vorresti tanto, tanto rispettare le volontà di quella persona che non c'è più, ma non puoi entrare in un conflitto così forte. E quindi la conclusione di questa intervista, Simona ha detto: alla fine sono riuscita almeno a farle avere le unghie dipinte. E quindi c'era quest'uomo con un completo elegante del tutto fuori luogo rispetto a quello che avrebbe desiderato, ma con queste bellissime unghie lunghe dai colori sgargianti. E questo è un altro dei motivi per cui credo che sia molto importante parlare di morte, perché se noi riusciamo a capire che cosa significa essere, trovarsi nel momento di maggior debolezza possibile, perché non possiamo più agire su noi stessi e non possiamo più agire sul contesto, e se pensiamo che ci riguarda tutti, forse impareremo non solo a rispettare noi stessi, a capire cosa vogliamo da noi in vita e in morte, ma anche a rispettare gli altri. Muito bonito, também me arrepiei, muito bonito. Eu, quando li esse trecho do livro, eu lembrei de um curta-metragem, aqui quem tiver interesse, chama Os Sapatos de Aristeu, e fala justamente disso, uma mulher trans que a mãe quer enterrar como homem, corta o cabelo e coloca um terno, e aí as amigas chegam num velório e, em certo ponto, colocam um salto alto, né, no caixão. Por isso chama Os Sapatos de Aristeu, e fala justamente disso, é muito bonito. E a minha Simona chama Nina, que é a tanatopraxista com quem eu mais converso, uma mulher também, e ela me traz essa visão de como é importante o cuidado com o corpo morto, que o corpo morto é um ser humano, porque ele representa ali uma família inteira, uma vida inteira, né? Então, quando ela vai pintar a unha, ela pergunta para a família que tipo de esmalte usava, o batom. Então, tudo isso são coisas que a gente não para pensar no dia a dia. Ao contrário, quando morre alguém próximo, a gente fica muito vulnerável, tendo que decidir milhões de coisas, né, e sem preparação nenhuma para isso. Especialmente no Brasil, que a gente tem muita pressa para enterrar e velar os nossos mortos. Eu acho que na Itália vocês têm um tempo maior para isso. Aqui, em 24 horas, não dá nem tempo de vir parente. É muito, muito rápido, infelizmente, porque o ritual fúnebre é muito importante. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria avisar que a gente já vai abrir para perguntas para elas. Se vocês, quem quiser
anotar e entregar aqui, serão muito bem-vindas as perguntas. Eu vi que você falou, você foi num cemitério verde, de árvores, eu achei incrível, um cemitério de um bosque, você pode ter árvores coletivas, árvores individuais, para dispersão de cinzas, e aí você diferencia o luto privado, que é a gente ter a cinza em casa, e esse luto coletivo, que é ainda assim manter a ideia de um cemitério, né? De um lugar de memória. Isso é algo que está muito incipiente ainda no Brasil. Eu queria te convidar a falar um pouco sobre isso, se você vê se isso é uma tendência, né, de a gente ter essas opções mais naturais, mais ligadas à natureza. A cremação no Brasil é muito baixa ainda, né, menos de 15%. Na Itália, você me falou que são 70%. Eu fiquei espantada com esse número. E falar um pouco dessa diferença do luto privado, que é levar a cinza em casa, e por que é importante ter essas opções de luto coletivo, como que você vê essa tendência? Ecco, questo in realtà questo è a maggior ragione il motivo per cui la morte assume una dimensione politica, perché in questo caso, quando parliamo di sepolture verdi, di cimiteri verdi, tutto sommato anche di cremazione, anche se in realtà non è la soluzione più ecologica possibile, ma ha una dimensione di occupazione dello spazio diversa rispetto alla sepoltura tradizionale, quindi anche in quel caso è un sistema considerabile ancora alternativo. Ecco, è una dimensione politica perché è una dimensione che ha a che fare con la sostenibilità ambientale e in questo momento il cambiamento climatico, per esempio, non è un tema importante nelle nostre vite, è il tema importante, e se noi siamo 10 miliardi sul pianeta Terra, non siamo solo 10 miliardi di vivi, siamo anche miliardi di persone che continuano a morire e a dover, i cui corpi devono essere gestiti in qualche modo, e che continuiamo a occupare degli spazi. Quindi come facciamo a occupare questi spazi? Qual è il modo migliore? Possiamo davvero continuare a gestire le cose come abbiamo fatto fino adesso? Molto probabilmente no, però non so se riesco a vederla come una tendenza generale. In Italia temo proprio di no. Perché? Allora, perché comincio dalla fine, c'è una cosa che io faccio all'inizio dei capitoli, cioè in esergo ci sono come dei piccoli mini paragrafi che sono delle leggi, delle normative, degli articoli di legge, tratti da quella che si chiama Gazzetta Ufficiale, che si trova proprio anche in internet, e che sono tutti i sistemi normativi che regolano la gestione dei cimiteri, della morte, della cremazione, della tumulazione, in Italia naturalmente. Perché ho voluto mettere in esergo questi articoli di legge? Per dare la misura del fatto che la morte deve essere normata, la morte e il morire, quindi ci sono delle leggi, ma la proprietà principale della democrazia è che è sempre in gioco, c'è un confronto, c'è un'evoluzione, c'è eventualmente una rimodulazione delle normative e del sistema di leggi. Con la morte tutto questo è un po' più lento, insieme a tante altre questioni spinose che riguardano l'intimità delle persone e l'intimità dei corpi. Perché? Perché è molto più difficile, perché ha una dimensione in sé morale e etica, o comunque noi così tendiamo a vederla. Sto sempre parlando di Italia, ricordiamo che comunque c'è anche il Vaticano, questo rende tutto abbastanza più complesso, e quindi è più difficile rimodulare e rinegoziare le leggi che hanno a che fare con la gestione della morte. Perché? Perché già non ci vogliamo pensare, in più assume questa aura sacrale, tale per cui ok, è un monumento che non può essere modificato in alcun modo, e così stanno le cose ed è difficile andare avanti. Per questo in realtà la dispersione delle ceneri è qualcosa che noi abbiamo iniziato a poter fare in tempi relativamente recenti, prima non si poteva fare, adesso si può fare, ma devi deciderlo in vita. I parenti è più difficile che riescano ad avere il permesso, diciamo che ci sono dei passaggi burocratici che rendono tutto difficoltoso. Torno alla questione delle sepolture verdi. In Germania le sepolture verdi, i cimiteri verdi sono una norma, cioè sono normali.
sono talmente normali che sono una fetta di mercato molto importante. Io ora non vorrei sbagliare la percentuale, ma credo che siamo intorno al 50%. Questo, attenzione, perché non significa solo avere un modo diverso di seppellire i corpi, significa che tu hai un grosso incremento delle aree verdi e quindi incrementi lo spazio dedicato al polmone verde della tua città e del tuo territorio. In Italia noi uno ne abbiamo e da pochi anni, tra l'altro. Si trova in provincia di Genova, in Liguria. Io ho parlato con questa cooperativa che lo gestisce, sono dei ragazzi piuttosto giovani. La cooperativa si chiama Boschi Vivi, era quella a cui si riferiva Camila poc'anzi, e ho trovato che fosse una soluzione ibrida, perché non è un vero sistema di sepoltura verde, in quanto in Italia il green burial, la sepoltura proprio del corpo nella terra, è illegale, ma c'è la possibilità di interrare le ceneri. Sta incrementando il desiderio di trovare delle alternative tra le persone? Sì. Il sistema sta aiutando le persone nell'accompagnarle a desiderare qualcosa di alternativo e di ecosostenibile? No. Se ci sarà un cambiamento, inizierà dal basso. Inizierà dal desiderio delle persone di ricordarsi che l'essere umano non è separato dal mondo, è nel mondo, è parte del tutto. Dimenticare che siamo parte del tutto è, infine, con questo proprio concludo, un'altra delle ragioni, qua torniamo alla prima domanda, per cui la morte è un tabù e ce la vogliamo dimenticare, perché l'essere umano ha voluto uscire dalla catena alimentare, ha voluto uscire dal sistema, ha voluto decidere che il regno vegetale e il regno animale erano qualcosa che non lo riguardavano, ha pensato probabilmente che rinunciare alla consapevolezza del corpo fisico potesse essere un modo per raggiungere l'eternità. E invece questo non è possibile, e resta la nevrosi e la frustrazione. Riappropriarsi di questa dimensione è riappropriarsi di un ruolo anche armonico all'interno dell'intero sistema globo. Você falou do Capsula Mundi, né? Ele foi até bem divulgado aqui no Brasil, porque é uma imagem que chama muita atenção, um corpo pendurado, como se fosse um útero, né, no ventre. Esse é um projeto que está caminhando lá na Itália, ele tem adesão lá, ele existe, ele está na prática existindo. Capsula Mundi è appunto un progetto che è stato ideato da una coppia di designer, se non ricordo male, attorno al 2003 più o meno, e rimane bellissimo, un progetto bellissimo, perché per l'appunto si tratta di una idea di sepoltura vegetale, di bara vegetale, biologica, biodegradabile, con questa forma che è vero, ricorda un po' un utero oppure un seme o un uovo, comunque qualcosa che è generativo. Che è interessante da un punto di vista concettuale, perché è generativo in morte. Perché? Perché al suo interno dovrebbe essere collocato il corpo in posizione fetale e dalla sua naturale decomposizione dovrebbe nascere un albero. E questo accadrebbe chiaramente all'interno di aree verdi, possibilmente boschive, regolamentate e adatte, adibite a questo tipo di sepoltura alternativa. Io trovo che sia un'idea meravigliosa. Non si può fare. È linda. Non si può fare in Italia, non si può fare, e sto sempre parlando in Italia, perché non è legale. Non è ancora stata presa non è ancora entrato proprio nel dibattito politico, prima ancora che pubblico, la questione delle sepolture verdi. Quindi si tratta di una questione teorica, purtroppo, ancora. Esiste fisicamente, perché esiste il progetto, è stato realizzato, è stato anche esposto alla Triennale di Milano e in molti altri luoghi prestigiosi per il design, ha una dimensione etica davvero importante, ma non può ancora avere un riscontro pratico.
eu sinto que aqui no Brasil o corpo morto pertence à família e não a quem habitou aquele corpo. Então, na Itália você precisa autorizar a cremação, aqui não. Na Itália você até mencionou o testamento vital, né, o living will. Aqui no Brasil ainda não é uma lei, então mesmo se você deixa um documento dizendo o que você quer que seja feito, não só com o seu corpo depois que você morrer, mas mesmo no processo da morte, se você não quiser entubar, se você não quiser fazer uma hemodiálise, se você não quiser fazer tratamentos que distendam a vida, né, a tal da distanásia, que é você distender com todo o uso da tecnologia, aqui você não consegue garantir por lei, mas você pode deixar uma orientação para a sua família. Como é que você... Tem um monte de pergunta aqui, a última que eu vou fazer. Como é que você vê essa questão da autonomia na Itália? Você acha que a gente tem mais lá, no seu ponto de vista, uma autonomia maior de decidir como você quer morrer, esse processo, e como você quer que seja, né, como você quer que lidem com o seu corpo também? E questo, sì, questo probabilmente sì, era, probabilmente, è uno dei motivi principali per cui ho iniziato a scrivere, perché comincio dalla fine, perché allora io ho iniziato a scriverlo a fare questa ricerca nel 2018 e poi è stato pubblicato nel 2019, a settembre, pochi mesi dopo è scoppiata la pandemia, quindi è diventato, sfortunatamente è diventato abbastanza attuale, perciò sono un tot di anni che mi occupo non solo unicamente di questo tema, ma che lo frequento molto. E io ho iniziato anche perché mi ha fatto molto soffrire a livello personale vedere come l'autonomia, il desiderio di autonomia e ancora di autodeterminazione nella fase del morire poteva essere molto facilmente calpestato. E quei momenti sono momenti di tale fragilità e necessità di prendere delle decisioni in un tempo estremamente limitato, che spesso e volentieri le cose vanno male, non vanno nella direzione desiderata dalla persona che è protagonista di quella situazione, non vanno nella direzione desiderata neanche dai suoi cari, a prescindere che siano una famiglia biologica o non biologica. Ecco, per fortuna le cose a volte, i processi di cambiamento a volte hanno delle accelerazioni, e io credo che anche se non abbiamo raggiunto il migliore dei sistemi possibili, perché non lo abbiamo raggiunto, negli ultimi 5 anni ci sono state delle evoluzioni abbastanza importanti, con un miglioramento dal punto di vista delle normative sul testamento biologico, quindi il diritto a rifiutare l'accanimento terapeutico, a prescindere da quello che dicono i tuoi parenti, per esempio, e il diritto a dichiararlo prima che ti accada qualsiasi cosa. Certo, non è diffuso in modo capillare, non è qualcosa che tutti quanti stanno facendo, però è molto aumentato il numero di persone che fa il testamento biologico. Viene poi rispettato nel momento in cui c'è un'emergenza, succede qualcosa? Non lo so se sempre accade, ma è uno strumento in più molto, molto importante. E, quindi sì, io non posso dare una risposta definitiva a questa domanda perché è un processo, però quello che io spero è che sia un processo che non si interrompe e non sia un processo di inversione della rotta. È molto importante andare avanti, a prescindere dal livello del dibattito in cui ci troviamo a seconda del nostro territorio, continuare a pretendere che il nostro diritto all'autodeterminazione venga rispettato. Attenzione, il diritto all'autodeterminazione non è solo il diritto a non essere intubati o a non subire accanimento terapeutico o a una gestione della salma che sia in un modo piuttosto che in un altro. Il diritto all'autodeterminazione è anche poter far accedere all'ospedale, mentre noi stiamo male, chiunque vogliamo, senza avere necessariamente un legame biologico definito da una carta d'identità o un contratto di matrimonio. Anche questo è molto importante, perché ora la situazione è leggermente migliorata, ma in Italia le persone veramente importanti per malati e morenti troppe volte sono state estromesse da quel momento. Perché il diritto, la proprietà è della famiglia biologica. Questo è un tema su cui è importante riflettere.
Muito, é, esse tema é fundamental, também é o que me mobilizou desde o começo, a falta de informação até, né? Porque uma vez teve um leitor que me perguntou, Camila, esse é o único jeito de morrer na UTI, entubado, todo, né, com aquele barulho, aquele bip, naquele ambiente do hospital. E quando eu parei para pensar, eu falei, não, tem outras formas de morrer. Ele perguntou qual. E aí eu fui estudar os cuidados paliativos e sou encantada com essa área que tá crescendo no Brasil, imagino que na Itália esteja mais consolidada, da gente ter acesso à informação, de que pode ser diferente. Você pode optar por ser entubado, estar no hospital, por tudo. Ou você pode optar por não ser, por talvez viver 2 meses a menos, mas não fazer uma hemodiálise, não ter uma alimentação artificial, né? Eu acho que o importante são as escolhas, como você coloca no seu livro. Então, é fundamental. Tem muitas perguntas aqui, tem duas que são muito próximas, então vou trazer. As pessoas querem saber se a sua proximidade com a morte, se esse seu estudo te prepara mais para viver uma perda, se isso está te ajudando a encarar a morte, até a sua própria morte, como isso afeta o seu medo da morte. É isso. Allora, prima di rispondere faccio un'altra delle mie piccole digressioni, ma è davvero per ringraziare di cuore tutte le persone che sono qui, perché io mi rendo conto che di prima mattina venire ad ascoltare dei discorsi sull'accanimento terapeutico, l'eutanasia e la cremazione potrebbe non essere il modo ideale per chiunque di voler iniziare una giornata con energia, ma se siete qui probabilmente invece la pensate come me, come Camilla, cioè che sì, è il modo giusto per iniziare una giornata. E detto questo, il motivo per cui ho iniziato a scrivere, perché comincio dalla fine, è stato anche perché desideravo fare un percorso che mi portasse a vivere meglio questa dimensione, a vivere meglio la dimensione del lutto e anche l'idea della mia stessa mortalità. Quindi questa è una delle ragioni per cui ho iniziato e credo che sia stato molto molto utile. Credo che sia stato molto utile, anche se io non credo nella scrittura, credo nella scrittura terapeutica perché esiste la scrittura terapeutica. Però va fatta e gestita da persone che sono dei terapeuti. Nel caso di chi si occupa di scrivere romanzi e di creare universi che siano funzionali oppure che abbiano a che fare, come in questo caso, con un reportage, la visione terapeutica è un po' più distante dalla mia idea e dalle mie intenzioni. Eppure è successo lo stesso, anche se non lo volevo e anche se non ci credevo. Nel giro di un paio di anni mi sono resa conto che non tutti i miei dubbi erano stati sciolti, ma che mi ero immessa in un percorso, in un sentiero, se vogliamo, di guarigione, sì, ma soprattutto di maggiore acquisizione, di maggiore consapevolezza. Avere maggiore consapevolezza, mi dispiace, ma non ti fa soffrire meno. Però ti fa avere meno paura e ti dà più lucidità e più forza, più energia, perché non dobbiamo essere sempre forti, specie in quei momenti. Non è una battaglia, non è una guerra, dismettiamo il linguaggio bellico, per favore, quando parliamo di morte, quando parliamo di malattia. Però ti dà più energia, e ne serve di energia in quei momenti, per stare in piedi tu, ma anche per aiutare le persone che ti stanno intorno. Você falou de eutanásia, aqui no Brasil essa discussão é praticamente proibida, é muito difícil trazer, mas eu acho um assunto fundamental, a eutanásia e o suicídio assistido como um direito, como um debate, quem sabe um dia a gente amadureça um pouco mais para trazer isso, porque é muito, muito importante. Tem uma pergunta aqui sobre religiosidade no processo do luto, você fala sobre isso no livro, queria passar essa pergunta a você. In realtà sì e no, cioè affronti questo tema della religiosità nel libro, sì e no, ma non tanto la religiosità quanto la spiritualità. Non ho voluto escludere una dimensione spirituale, anche perché io a livello del tutto personale non ho un approccio davvero ateo.
all'esistenza e al ragionamento sull'esistenza. Dico sempre, ho una mia forma di spiritualità, che vuol dire molte cose. E vuol dire probabilmente anche di fatto al centro, nel nucleo, credere nella vita in senso esteso, quindi non solo nella vita umana, nell'esistenza, nel ciclo della vita, nel suo rinnovarsi e nel suo rinnovarsi che non è solo di questo globo, ma che è in generale qualcosa che ha a che vedere con qualcosa di più alto, con qualcosa di più enorme, con qualcosa di universale e di inconoscibile. Non la chiamo religione. Perché religione ha a che fare, oltre che con una dimensione molto importante e personale nella vita di tantissime persone, ha però a che fare anche con la parola istituzione. E quindi io non volevo che, in Perché comincio dalla fine, entrasse l'istituzione, la dimensione istituzionale. Volevo che ognuna delle persone che ho intervistato si esprimesse in modo pienamente libero rispetto alla sua idea di che cosa c'è dopo la morte. Non tutti mi hanno parlato di che cosa pensano che ci sia dopo la morte, perché ho notato non a tutti interessava parlarne. Si vede comunque che ho incontrato delle persone che avevano un approccio un po' più ateo, ma non solo, a dire il vero, perché quasi tutti mi hanno parlato di questo a loro volta credere nel rispetto dell'esistenza, nel rispetto della vita e nella riacquisizione del contatto tra l'uomo e tutto il resto del sistema che lo circonda. Quindi torniamo a monte di quello che dicevo prima. Ho trovato una forma di religiosità, quasi, in questo desiderio delle persone intervistate di riconnettersi con l'ecosistema, che poi è quello che desiderano fare i designer di Capsula Mundi, è quello che desiderano fare i ragazzi della cooperativa di Boschi Vivi, tutto sommato anche gli operatori funebri dell'impresa quella più tradizionale, i TAFFO, che comunque hanno voluto aprire un'area verde per la dispersione delle ceneri. Questa è la cosa più spirituale che io abbia incontrato nel mio percorso. E poi sì, naturalmente ci sono anche delle persone che invece sono esplicitamente credenti, come Simona Pedicini, per esempio, che è una tanatologa che però ha studiato molto anche la dimensione cristica e religiosa nella sua ricerca tanatologica. Quindi sì, c'era anche della religiosità, ma c'era anche l'assenza di metafisica. Uno degli scrittori che ho intervistato, Chris Chrysopoulos, uno scrittore greco, a un certo punto dice: io vivo nella totale assenza di metafisica e la mia assenza di metafisica è talmente estrema che è quasi metafisica. Quindi anche in quel caso è un ateismo, per modo di dire. Tu trovi comunque una tua dimensione che io chiamo spirituale, magari è solo il tuo modo di dare un senso a tutto questo. E eu sinto que hoje em dia a gente acaba criando, né, essa nossa ideia de espiritualidade muito própria, pegando ideias de diversos dogmas ou religiões ou pensamentos, filosofia, né, e criando aquilo que a gente acredita que nos conforta. Até dentro dos cuidados paliativos, sempre tem um líder espiritual ali, junto com a equipe, e dizem que as pessoas, num processo de morte, tentam se conectar mais com essa espiritualidade ou com uma religião para trazer um conforto maior. Porque esse desconhecido é muito duro, né? Esse desconhecido é muito duro. E a pesquisa dessa morte concreta, do setor funerário, de conhecer as pessoas, pode trazer algum sentido. Eu acho que eu comecei a ver o sentido na própria pesquisa. E você, pelo menos na tradução brasileira em português, você se questiona a forma da morte. Você usa muito essa palavra em português. Qual é a forma da morte? Não sei se é exatamente assim em italiano, mas eu fiquei pensando se no final você chegou a alguns caminhos para essa forma da morte, né? O que é uma forma da morte para você? Forse non ho mai veramente pensato di essere arrivata a una conclusione, non mi sono mai veramente illusa di essere arrivata a una conclusione, però se
ho sicuramente acquisito nuove energie, non delle sicurezze, però delle conoscenze, delle competenze in più. Una cosa che ho scoperto per forza di cose è che quando tu fai un passo in più in questo percorso e pensi di aver raggiunto un obiettivo importante nel dare la forma alla morte, poi succederà qualcos'altro che di nuovo ti toglierà la terra da sotto i piedi e di nuovo dovrai affrontare un percorso di consapevolezza e di recupero. Questo in realtà è quello che è successo. Sono successe infinite cose, così come nella vita di tutti. Ora, io sono molto affezionata al concetto di death cafe, cioè quella pratica tale per cui delle persone si incontrano in un bar o comunque in un luogo che sia un'area sicura per, che ne so, bere un tè caldo e chiacchierare amabilmente di morte. Perché? Perché tutti quanti abbiamo una storia, uno storico che riguarda questo tema. E parlarne insieme, in modo non retorico, fa molta meno paura di quello che ci immaginiamo. È davvero incredibile. E quindi io so che se tutte le persone qui presenti iniziassero a condividere le proprie storie e le proprie esperienze, verrebbe fuori un grandissimo death cafe. Perché all'inizio tutti siamo spaventati, ma dopo pochi minuti ci rendiamo conto che invece volevamo parlarne di quella cosa. Quindi ecco, essendo io molto affezionata al concetto di death cafe, adesso farò una piccola cosa da death cafe, cioè parlerò degli affari miei, ma molto, molto rapidamente. In realtà parlo degli affari miei anche all'interno di Perché comincio dalla fine, ma in un senso narrativo, e non proprio finzionale, ma diciamo narrativo. Durante la stesura e la lavorazione di questo libro sono successe moltissime cose, sia prima di appena prima di iniziarlo che mentre l'ho fatto, che dopo che è stato pubblicato. Una persona molto cara nella mia famiglia è morta di tumore. 10 anni sono venuti adesso. Diversi anni prima era morto mio padre, sempre dopo una lunga malattia. Poco dopo la pubblicazione del romanzo mia madre si è ammalata, e poi le cose sono andate bene, ma si è ammalata e ho dovuto affrontare con lei questo processo di crollo generalizzato, perché molte persone erano morte intorno a noi e in più c'era questa malattia che non sapevamo dove sarebbe andata a finire. Quando abbiamo superato questa situazione è arrivata la pandemia e dopo la pandemia ho perso un caro amico. Queste sono cose che abbiamo vissuto tutti quanti in diversa misura e che ti possono distruggere psicologicamente. E mia madre in questo caso, e qui arrivo alla risposta, mi ha dato un grande insegnamento senza volerlo, perché mi ha dato un grande insegnamento nell'espormi le sue fragilità, le sue debolezze e i suoi dubbi. Cioè a un certo punto non sapeva più dove sbattere la testa, perché mi ha detto: io vedo che tutte le persone sembra che devono avvicinarsi alla religione quando hanno una malattia grave, perché questo è di grande consolazione, ma non ce la faccio. E questo era il suo primo problema. E mia madre non è atea, semplicemente non riusciva a trovare la consolazione e l'illuminazione in quella dimensione. Il suo secondo problema era: io non mi sento una guerriera, io non sono su un campo di battaglia, io non voglio scendere sul campo con un esercito immaginario e non riesco ad abbracciare questa narrazione tale per cui la dimensione della malattia deve farmi diventare ancora più forte e deve farmi amare ogni secondo della mia vita ancora di più, perché in questo momento io ho solo paura e mi sento tanto stanca. Ecco, questo è stato il più grande insegnamento che potesse darmi. È stato successivo all'uscita Perché comincio dalla fine, e mi ha fatto pensare che questa è l'unica forma possibile che possiamo dare, perché parliamoci chiaro, la morte è inconoscibile, una forma non gliela diamo. L'unica forma che possiamo dargli è l'ascolto. L'ascolto dell'altro, che è anche ascolto di noi stessi, e conseguentemente spinta a esprimerci, a esprimere la nostra volontà e a non aver paura di mostrarci deboli. Perfetto. Perfeito, perfeito. A escuta é fundamental, por isso que esse projeto do Death Café é tão bem-vindo,
queria comentar que ele tem, né, no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, se alguém quiser procurar, chama Def Café Sampa, da Elka Rubinstein, e se encontra numa pousada uma vez por mês, no Rio de Janeiro também tem. E queria dar o termo correto do testamento vital, chama testamento vital, que foi traduzido como testamento biológico, que é muito parecido, mas se alguém quiser pesquisar, chama testamento vital, ou living will em inglês. Eu posso continuar? Você falou que eu já tinha acabado. Fim? É fim? Ai, meu Deus. Bom, tá bom. Aí tem que parar. Tá bom, eu vou ter que parar, gente. Muito obrigada. Você quer fazer últimas palavras? Você quer falar de novo? Ah, le ultime parole. Le ultime parole in questo contesto è un po' inquietante. Facciamo, non saranno veramente le mie ultime parole in generale nella vita. Io vorrei solo ringraziare di nuovo, l'ho fatto prima e lo rifaccio nuovamente perché so che non è semplice, so che non è semplice, so che è sfidante, che fa paura, magari non ci crederete. Ma in realtà la morte non è proprio il mio argomento preferito all'ora dell'aperitivo. Cioè non è che se mi incontrate per strada in un momento libero io vi fermo e dico adesso parleremo del fatto che moriremo tutti quanti. Non si tratta di quello. D'altro canto, iniziare a scrivere perché comincio dalla fine è stata davvero un'avventura che non pensavo sarebbe continuata fino a oggi, perché come dicevo è stato pubblicato nel 2019 e adesso è il 2023 e sono a San Paolo a parlarne. In Italia, non so come funzioni sul mercato brasiliano, ma in Italia i libri hanno una vita breve, perché tutto si è velocizzato in generale nella nostra società, è abbastanza normale che sia così. Mi sono resa conto adesso che hanno una vita breve, era un gioco di parole con il libro. Comunque, a parte questo, tutto si è velocizzato, tutto si è industrializzato, quindi qualsiasi tipo di prodotto, che sia anche un prodotto culturale, è molto veloce nella sua ricezione sul mercato e poi spesso e volentieri ne esce. Di perché comincio dalla fine ho parlato a lungo, ma è davvero strano che nel 2023 io possa ancora essere in un luogo così tanto distante da casa a parlarne con altre persone, e questa è un'occasione preziosissima. E ieri Max Lube, durante il suo intervento, parlava di quanto sia prezioso e importante la volontà di tradurre dei libri, la volontà di tradurre dei romanzi e di portarli in giro per il mondo e di avere delle persone che possano, come in questo momento, interpretare, tradurre le tue parole e proporle ad altre persone con cui altrimenti non avresti mai potuto comunicare. E quindi l'unica cosa che io posso dire è grazie. Obrigada. Maravilhoso. O livro está à venda ali do outro lado da praça. Sim, muito obrigado às autoras, obrigado Camila pela condução primorosa, obrigada, muito obrigado ótimo, Ginevra. A Ginevra vai assinar os livros aqui na Livraria Dois Pontos, que fica aqui ao fundo, então convido vocês a se encaminhar ali. Ginevra, grazie tante, obrigado. Desculpe pela morte súbita. E a nossa programação prossegue, pessoal. Nossa próxima mesa vai ser com o grande pensador quilombola, Antônio Bispo. Ele vai falar aqui no palco da praça, aos 15 para meio-dia.